Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questa borsa con questo inserto in legno, con questi manici molto particolari a tema farfalle. Poi ha anche la base in legno, come vedremo dopo nell'elenco del materiale, e poi se volete potete arricchirla ulteriormente con una tracolla realizzata all'uncinetto e perfettamente regolabile, come fosse una tracolla in pelle, similpelle. La potete dunque abbinare, realizzare dello stesso colore del vostro corpo borsa, quindi del cordino che scegliete, e il procedimento per realizzarla lo trovate in un altro tutorial dove vi lascerò il link qui in descrizione. Qui in basso trovate appunto il tutorial dove spiego come realizzare questa tracolla. Detto questo, io spero che il progetto vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e vi lascio al tutorial. Ciao! Allora, quello che ci occorre è un inserto composto da una base in compensato 30 cm x 12 più una coppia di manici intagliati in questo modo con le farfalle. Andremo a lavorare la nostra borsa con del cordino Swan, io utilizzo quello del color blu sport, quindi un bel blu elettrico acceso. Lavoreremo il tutto con un uncinetto 3,5. Poi andrò ad utilizzare le targhette in compensato con il logo stampato sopra. Ovviamente queste si realizzano personalizzate per ognuno di voi con i vostri loghi, le vostre scritte fatte a mano o quant'altro, quanto desiderate, quindi le realizziamo sempre noi e le facciamo personalizzate in base alle vostre esigenze, mentre anche questi sono un inserto che anche questo realizziamo noi, ha questa misura. Se però le volete più grandi o più piccole potete contattarci e vedremo di farlo in base alle vostre esigenze. Vi ricordo come sempre che tutto l'elenco del materiale, compreso tutte queste cose, le potete acquistare sul sito www.merceriamare.it. Partiamo subito a lavorare la nostra borsa, andiamo a prendere lo Swan, facciamo il cappio sull'uncinetto e dopodiché andiamo a inserirci qui in un punto qualsiasi del nostro fondo, estraiamo il filo e andiamo a fare un punto basso. Rientro nello stesso foro e vado a lavorare una seconda maglia bassa. Dovrò ripetere questo procedimento per tutti i fori, quindi per ogni foro vado a lavorare due maglie basse. Vedete, una procedo così per tutti i fori. Una volta aver completato il giro, andiamo a inserirci nel primo punto lavorato, prendiamo il filo e chiudiamo il giro facendo un punto bassissimo. A questo punto facciamo una catenella e voltiamo il lavoro per trovarci a lavorare da fuori, ovvero che la parte dritta del nostro punto risulti poi quella esterna. Una volta terminato quindi questo primo giro, adesso vediamo direttamente il punto con cui andremo a lavorare l'intero corpo borsa, perché i fori sono già molto ravvicinati, abbiamo già fatto due maglie basse per ogni foro e secondo me gli aumenti sono a posto, così non abbiamo bisogno più di aumentare, possiamo salire esattamente così con la quantità di punti che ci troviamo. Quindi andiamo direttamente a vedere il nostro punto. Abbiamo fatto una catenella per voltare e adesso ne facciamo un'altra, due catenelle quindi che sostituiscono la nostra prima mezza maglia alta. Poi facciamo una nuova catenella, quindi in totale ne dovremo avere tre. Carichiamo il filo sull'uncinetto, puntiamo nella stessa maglia e andiamo a lavorare una mezza maglia alta. Voilà. A questo punto dobbiamo saltare il punto seguente. Andiamo in quello dopo ancora, quindi saltiamo questo, andiamo in quello dopo e lavoriamo di nuovo una mezza maglia alta, seguita da una catenella e da un'altra mezza maglia alta che andiamo a lavorare nello stesso identico punto. Vedete, sono entrata di nuovo nello stesso identico punto, quindi qui vedete, lo vedete proprio bene, abbiamo la V di due maglie che sono prese assieme puntando in un unico foro intervallate da una catenella. Adesso saltiamo di nuovo il punto seguente, andiamo in quello dopo ancora e ripetiamo la sequenza di una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta nello stesso punto. Così.
Ancora, saltiamo la catenella successiva, il punto successivo, andiamo in quello dopo e ripetiamo una mezza maglia alta, una catenella e un'altra mezza maglia alta presa nello stesso punto. Voilà, ripetiamo dunque questa sequenza per tutto il giro, quindi saltiamo sempre un punto e in quello dopo andremo a fare una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta. Ok, proseguiamo dunque per tutto questo giro. Allora, una volta arrivati qui, ho terminato di realizzare il giro, adesso vediamo come proseguire. Proseguiamo senza più andare a chiudere il giro, ma andando direttamente a fare le mezze maglie alte, quindi il motivo una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta, però questa volta le andiamo a lavorare in tutte le catenelle del giro precedente. Quindi vedete, dove prima avevamo una catenella, la mia in questo caso è qua, ecco che vado subito a realizzare una mezza maglia alta, seguita da una catenella e da una mezza maglia alta, in questo modo. Dopodiché mi sposto nella catenella successiva, che la mia in questo caso è qui, e di nuovo vado a ripetere la sequenza, quindi una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta. Quindi il punto prosegue uguale identico a prima, il motivo non cambia, ma lo andiamo a lavorare solo dove prima avevamo le catenelle. Vedete? Quindi vado a puntare, ad esempio adesso nel punto seguente vado a puntare qui, perché qui in mezzo avevo la mia catenella. E questo è il motivo che si forma, e quindi adesso per andare a fianco, ecco che io vado a puntare qui perché qui in mezzo ho la mia catenella, quindi vado di nuovo a ripetere il motivo di una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta. In questo modo dovremo lavorare tutti i giri del nostro corpo borsa, quindi arrivati al termine di questo giro, anche nel successivo andremo di nuovo a puntare solo dove abbiamo le catenelle. Ok, quindi dobbiamo proseguire appunto in questo modo a realizzare tutta la nostra borsa. Allora, guardate, ho realizzato 23 cm del mio corpo borsa, lavorando sempre questo punto. Poi qui sono andata a mettere due marcapunti, come potete vedere, perché delimitano la parte dove adesso andremo ad inserire il manico e a cucirlo. Ok, quindi sarò all'interno dei due marcapunti che sono andata a posizionare. Quindi adesso vediamo appunto come attaccare il manico, e per farlo ci occorre un ago tirafettuccia con un'agugliata di filo. Quindi vado a posizionarmi così, un pochettino più in basso rispetto, diciamo qui non proprio rasente, salto indicativamente 3 giri di lavorazione. Con l'uncinetto passo all'interno della borsa, mi inserisco e sfuco attraverso il primo foro. Dall'altra parte ho fatto un nodo e quindi non mi scappa. Adesso mi inserisco nel foro a fianco, passo nel mio corpo borsa e fuoriesco. Voilà, adesso sbuco nel prossimo foro, poi vado in quello dopo, vedete, poi risalgo e passo in quello dopo ancora. E procedo così fino al termine del giro. Una volta arrivati al termine del giro, vedete, sono arrivata qui al fondo, adesso riesco e vado a fare tutti i punti nei fori dove mancano, in modo che sia tutta una cucitura unica. Quindi rientro nel penultimo foro con l'ago, in questo modo, ed esco in quello dopo. A questo punto riesco qua e vado nel punto dopo.
e procede in questo modo a riempire tutti, diciamo, i posti mancanti. Quindi procediamo in questo modo fino al termine del giro, dopodiché dobbiamo procedere ugualmente ad attaccare l'altro manico dall'altra parte. Con lo stesso identico procedimento andiamo a cucire l'altro. Guardate ragazzi, ho terminato di realizzare questa borsa e alla fine ho deciso di impreziosirla ulteriormente aggiungendoci appunto questa tracolla, come già vi dicevo all'inizio, e potete scoprire come si realizza in modo veramente molto molto semplice e veloce in un altro tutorial, trovate sempre qui il link in descrizione. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, se provate a realizzare questa borsa con i nostri inserti in legno che desiderate provare, mi raccomando mandateci le foto sul gruppo di Facebook Mari e l'amico Uncinettina. Un bacione, ciao!